Mi risveglierò nel tuo silenzio che colora i miei gesti d'amore. Buongiorno amici di Ghost to Coast, lo spazio gestito da me, da Emanuele Dottoraus, nella web radio di Ghost Track Web Radio. Oggi stiamo intervistando, riesco finalmente ad intervistare quella che secondo me è, come si dovrebbe dire, l'astro emergente, ma secondo me è un astro già ben emerso di quello che è il panorama jazz italiano, anche se scopriremo poi che la nostra ospite non ama proprio definirlo soltanto jazz. E comunque, bando alle ciance, lei è Eleonora Bianchini. Buongiorno Eleonora. Buongiorno, salve a tutti. Eleonora, io in questi nei giorni che hanno preceduto questa nostra intervista ho cercato di immaginare quali tipo di domande potessi farti. In realtà sapevo, ti avevo già conosciuto, ci eravamo già incontrati, mi era capitato di leggere quello che è il tuo curriculum e ho pensato fondamentalmente che il tuo curriculum parla da solo e le domande sarebbero state superflue in realtà. Quindi sì, ne faremo qualcuna per cercare di entrare più nello specifico e chiederti qualche sfumatura in più, certo, riguardo quella che è la tua storia. Però parto con la prima domanda, che poi in realtà non è neanche una domanda. Ti chiedo di raccontarci di te, di come hai cominciato, da dove vieni e delle esperienze che hai fatto, e soprattutto l'esperienza che ti riguarda sia negli Stati Uniti sia poi invece in America del Sud. Sì. Prego. Beh, io insomma faccio musica da quando ero bambina, insomma è tutto stato molto istintivo, e ho avuto la fortuna che la mia famiglia mi ha lasciato fare, mi ha lasciato essere, no? Quindi ho iniziato a studiare piano da quando avevo 9 anni, poi la chitarra, insomma tutto molto naturale. Beh, nella chiesina, nel paese. Perché ricordiamo, tu vieni da... Sì, io vengo da un piccolo paesino in frazione di Gualdo Tadino. In Umbria, provincia di Perugia. E quindi sì, la musica è stata subito proprio una parte di me, tutto molto naturale, no? E in età più adolescenziale ho iniziato, diciamo, i famosi studi, no? Musicali con il pianoforte e con la voce. A suo tempo, da poco in Italia si studiava canto moderno, no? Così poi veniva chiamato. Quindi diciamo ho avuto delle basi di canto lirico al conservatorio, e poi invece mi sono diretta più verso il famoso canto moderno e jazz. A Roma, a suo tempo, all'Università della Musica, che purtroppo oggi non c'è più, con Cinzia Spada, lei è stata la mia prima insegnante. E da lì ho iniziato questo viaggio nella conoscenza del jazz, perché il mio primo disco di jazz l'ho sentito a 18 anni in realtà, no? Però sono rimasta subito molto colpita dalle armonie, più che altro le armonie e le tantissime note alle quali ogni tanto dovevo dare uno stop, perché era tanta informazione che arrivava. Però poi è stata un po' una droga, diciamo, questa cosa, perché ovviamente riuscivo piano piano a carpire la musica, no? Il movimento delle melodie, e questa cosa dell'armonia così diversa e differentemente usata dalla musica pop, magari, no? Che ero più abituata ad ascoltare, ha iniziato proprio ad aprirmi un mondo, il mondo che mi ha portato fino agli Stati Uniti. Infatti ti volevo chiedere, qui ti avrei quasi interrotto, e sì. Quindi un'esperienza romana, a parte la prima parte adolescenziale, sì. La tua esperienza romana in quella che era l'Università della Musica e poi appunto gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti. Ma come ci sei arrivata negli Stati Uniti? Per meriti.
Sì, beh, sì, diciamo che è sempre difficile, no, darsi dei meriti. Ma datteli, perché ci dico. Diciamo che lascio sempre agli altri o cose esterne farlo eventualmente. Comunque, ho vinto una borsa di studio ai corsi della Berkeley, quelli che fanno, no, durante Umbria Jazz. Ormai, anzi, quest'anno celebreremo, perché ormai sono parte dello staff, degli insegnanti, celebreremo 30 anni. Delle clinics di questi seminari Berkeley, quindi venite, accorrete, scrivetevi. E quindi nel 2002 vinsi la borsa di studio per Berkeley, ma proprio nella maniera più inaspettata possibile. E sei rimasta in America quanto tempo? Sono rimasta in America ben 7 anni. Tra, lo so. Poi uno si domanda: all'inizio, ma perché pensavo costo, 3 mesi costo, ospita che... un artista, perché, ma quale collegamento migliore per poter raccontare di una persona italiana che va in America e soprattutto porta la sua italianità nel territorio Stelle e Strisce. Quindi scusami se ti ho interrotto. No, figurati. Sei rimasta 7 anni a Berkeley, sì. Ovviamente hai concluso. Beh, diciamo che i primi 4 anni l'ho passati a Boston, 4 anni e mezzo, e poi altri 2 e mezzo a New York. A New York? Sì. A New York, città nella quale, da quello che si evince nel tuo curriculum, tu hai fatto probabilmente le conoscenze più importanti per dare un'altra rotta alla tua, sì, diciamo, questo inizia pure da Boston, perché inizia anche da Boston. Sì, negli ultimi anni degli studi alla Berkeley sono entrata più in contatto, in collaborazione con insegnanti e musicisti latinoamericani, no? Del Perù, dell'Argentina, e diciamo che nell'ascoltare la loro musica, proprio del folklore, ho sentito qualcosa proprio risuonare profondamente in me, no? Perché comunque era arrivato un momento in cui in qualche modo dovevo dirottarmi, no? Verso una direzione, no? Anche attraverso le cose che poi ho iniziato timidamente a scrivere, no? Perché le prime canzoni le ho scritte proprio all'inizio degli studi di Berkeley. Quindi diciamo che io non nasco proprio come cantautrice, ma nel corso del tempo sono diventata anche quello, sì. E tuttora ci sto lavorando, sto ricercando ovviamente. E allora, visto che sei entrata in argomento, sì. Hai la chitarra in braccio, mm-hmm. Io ti chiedo subito di suonarci una delle canzoni del tuo repertorio, quelle che scritte da te. Ti prego di annunciarla e di... Allora, con molto piacere vorrei farvi sentire quella che è stata la prima, ok? La prima canzone in assoluto, che è nata un po' per gioco, perché mi sono lanciata una sfida, e che era quella di costruire una melodia, di far nascere una melodia suonando una sola nota sul piano, no? Che avrebbe, sarebbe funzionata come tappeto, ok? Dove, sopra il quale poteva navigare un'eventuale melodia. E questa si chiama Come un'aquila in alto. Thank you.
respirare ora e rinascere, ritornare a sorridere, cambiano i silenzi. Che senti andare dove vuoi, e allora accarezza il vento e vola, ma non rincorrere il tempo, tu vibra lento, è come una come un'aquila in alto. Sì. Eleonora, la prima parte infatti abbiamo sentito, tu la gestisci esclusivamente su un pedale di una nota singola. Esatto, che è il do. Ma cioè, praticamente hai abbracciato la musica modale, forse senza saperlo all'inizio. Esatto, sì sì. Poi diciamo, questa è nata su una nota e da lì poi ho costruito anche altri accordi, parte, sì, certo, un giro di accordi, diciamo. Però. Ed eravamo comunque rimasti alle tue conoscenze fatte, esatto, a Boston, sì, e a quello che poi è diventato, diciamo, una seconda strada per te, quello di abbracciare la musica latinoamericana. Infatti all'inizio dicevo che molto probabilmente la definizione di artista jazz per te, Eleonora, mm-hmm, forse è troppo generica. Tu... Beh sì, diciamo, anche se ultimamente il termine jazz racchiude tante cose, no? Un po' sì, esatto, un po' generico, forse un po' generico, diciamo jazz decisamente non nel senso bebop del termine, vivo e dintorni, no, diciamo che la mia definizione, tra virgolette, anche se proprio non mi piace dire questa parola, si è colorata di altre sfumature e decisamente la musica latina ne è protagonista. Ecco. Benissimo. Tant'è che tu dove vai in America Latina? In Ecuador. In Ecuador. Sì, anche quello cosa, evento casuale, diciamo. Evento casuale perché io me ne ero tornata in Italia dopo 7 anni, perché ovviamente tutti al quando mi hanno visto tornare, la maggior parte delle persone mi hanno chiesto perché sei tornata, visto certo, comunque il periodo difficile in Italia ormai da una decina d'anni. Beh, la risposta che mi piace pure insomma condividere qui con voi è che dopo 7 anni non è più un'avventura, no, lo stare fuori, ma è una scelta di vita, certo, e quella cosa la trovi dietro l'angolo tutto il tempo, no? E inizi a pensare se quella vuoi che diventi la tua quotidianità, cioè vivere in un altro paese significa abbracciare un'altra cultura, ok?
significa amalgamarti con le persone di quel posto, quindi iniziare in qualche modo, non dico a diventare proprio come loro, però devi chiarissimo, certo. Esatto, devi mischiarti in quel flusso e che comporta anche dei tempi, delle modalità, degli atteggiamenti, insomma devi respirare in mezzo a quel contesto. E diciamo che negli Stati Uniti io sono stata benissimo, ovviamente, cioè mi hanno cambiato, questa esperienza decisamente mi ha arricchito molto e mi ha cambiato la vita. Questo lo riconosco e ringrazio l'universo, no? Per questa bella esperienza. Però, diciamo, vedermi vivere là... Ti avrebbe cambiato la vita, te l'ha cambiata, e... però quindi decidi che è giunto il momento di tornare in Italia. Sì, 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 senza rimpianti, no? Abbraccio questa scelta. E una volta tornata in Italia, però sembra che il mio percorso non sia ancora finito all'estero. E una mia insegnante di canto di Berkeley, che si chiama Lisa Thorson, mi scrisse un'email dicendo che c'era la possibilità di applicare a una scuola che era in comunicazione, insomma, con Berkeley, era tipo una filiale di Berkeley in Ecuador. In Ecuador. Esatto, cioè ci sarebbe stata una posizione per essere insegnante di canto, no? E nell'Università San Francisco de Quito, che aveva un dipartimento di musica. Questo a che età? No, questo a che età? Quanti anni avevi quando ti è stata fatta questa proposta? No, va bene, lei non lo vuole dire, intorno però... Intorno ai 30. Questa ragazza bene. Giovanissima, no, non è che ladies ci sono... and gentlemen, è titolare di cattedra all'Università di Quito. Quasi, tempo era giovanissima. Attenzione. Intorno ai 30, sì, sì. E quindi ho fatto queste insomma, ho detto va bene, mando il curriculum, e è successo che dopo 5 giorni mi hanno chiamata e per l'ennesima volta ho rifatto la valigia. Le valigie. Esatto, sono partita per un'altra bellissima esperienza di 1 anno e mezzo che mi ha permesso di dare vita anche al secondo CD, che è Esperare, un CD iniziato a New York, quindi registrato con i miei grandissimi amici musicisti latinoamericani che vivevano, certo, in New York. E poi in Ecuador ho avuto la possibilità, grazie all'Università San Francisco, sì, che ha sponsorizzato questo progetto, ho avuto la possibilità di realizzarlo. E infatti noi, proprio da Esperare, esatto, ti chiediamo suggerirci un brano da far ascoltare ai nostri ascoltatori. E perché non proprio Esperare, che è l'ultima traccia del CD. E allora, da Esperare di Eleonora Bianchini, la canzone Esperare. Esperare. Echadas
rientriamo dopo aver ascoltato Esperare di Eleonora, proprio dal CD che porta il nome Esperare, sì, con ovviamente questo gusto, questa sonorità latinoamericana, proprio mm-hmm. perché ci hai raccontato che, malgrado sia cominciato in terra statunitense, comunque il CD è stato terminato in Ecuador e comunque iniziato e finito con musicisti latinoamericani. Sì. Ti volevo chiedere io, se tu adesso dovessi scegliere tra poter ripetere una delle due esperienze che hai fatto, cioè tra il nord degli Stati Uniti e il sud, l'America Latina, ovviamente non sentirti obbligata a rispondere Nord America, perché lo spazio è coast to coast e perché il sottoscritto ama molto gli Stati Uniti, però sì, quale delle due esperienze rifaresti subito, insomma? Beh, visto che è quella che ho magari approfondito di meno, l'America Latina, magari spostandomi in Perù, perché il Perù per esempio è stato un paese che con la sua musica è stato molto protagonista nel mio percorso. Quindi vivere un periodo in Perù, in Brasile per esempio, dove non sono mai stata, incredibile ma vero, ancora non sono mai stata in Brasile, quindi visitare di più l'America Latina. Approfondire di più, sì, quel... perché magari è stata l'esperienza che ho fatto per più breve tempo. Ok, poi sei di nuovo tornata in Italia, ma comunque continui a mantenere, sì, rapporti con... Sì, sì, sì. Continuo a mantenere rapporti con l'estero, ma ho intenzione di rimanere qua. Qual è la tua prima impressione nel rapporto fra... Perché tu comunque hai lavorato con musicisti latinoamericani, ma attualmente lavori anche mm-hmm. con musicisti italiani e mm-hmm. peraltro c'è un tuo CD mm-hmm. fuori, proprio fatto con uno dei più importanti contrabbassisti jazz italiani, ne parliamo dopo però, sì. E ti volevo appunto chiedere le differenze che hai notato tra i musicisti italiani e i musicisti non italiani, perché poi c'è stato un po' di tutto per te. Beh, io penso che ognuno abbia la propria storia, le proprie intenzioni, e diciamo che negli Stati Uniti comunque in generale il mestiere del musicista diciamo che è un po' più considerato, ecco, no? Quindi il musicista stesso lo prende in una maniera un pochino più seria, ma non perché qui non lo prende in una maniera seria, no? Però lì c'è una questione lavorativa un po' più attiva, ok? E un po' più... più identità, più dignità probabilmente. No, perché comunque identità c'è pure qua. Però diciamo che lì c'è una modalità un pochino più professionale rispetto alla questione musicista, ok? Però decisamente stesso spessore, questo sì. Diciamo che è più quello che è intorno al musicista che è diverso, più che il musicista stesso. Non mi permetterei mai di giudicare musicista statunitense che magari... rispetto a quello italiano, cioè ognuno ha un enorme valore, perché già una persona che sceglie di fare questo mestiere ha un grandissimo coraggio, no? Soprattutto qui in Italia probabilmente. Beh, appunto, ripeto, perché proprio cambia per l'intorno, questo. No? Infatti è questo quello che ho trovato negli Stati Uniti, un contorno diverso, però alla fine ognuno rimane come essere singolo con la propria arte e la propria serietà riguardo a quello che fa, anche perché quello che ha intorno te lo esige e lo rispetta pure, no? Quindi, io sono innanzitutto stata fortunatissima da subito in Italia, no? Perché ho iniziato a collaborare con musicisti come Marco Siniscalco, Natalio Mangalavite, Emanuele Smimmo, che sono i musicisti che mi accompagnano nel proporre i miei brani in quartetto, no? Quindi... capisci che già sì, sì. Sono stata super fortunata. E un'altra grandissima musicista con cui collaboro spesso, che è Giulia Salzone alla chitarra, quindi per un formato un po' più piccolo e un formato anche che propone musica brasiliana, no? Quindi non solo cose mie originali.
E poi beh, tornando a quello che dicevi prima, che da cui nasce anche un bel disco con Fonè, che è questa etichetta che lavora ormai da più di 30 anni ricorrendo al metodo, a un metodo molto speciale ed unico, è quello delle registrazioni live usando microfoni veramente storici. Okay. Che è appunto l'etichetta è Fonè e il contrabbassista di cui stavamo parlando con chi ti sei andata ad incrociare, Enzo Pietro Paoli. Esatto. E proprio con Enzo Pietro Paoli c'è per te un disco fuori che sta girando già da un po' di gennaio. Tempo. Da gennaio. Ci parli del tuo disco? Certo, questo CD si chiama DOS. E è un incontro di due percorsi diversi, quello appunto di me ed Enzo, ed è un omaggio alla melodia, alla canzone. Quindi diciamo di jazz c'è molto l'approccio, ok? L'approccio a queste canzoni, a queste melodie, che vanno dalla musica rock, quindi dalle Zeppelin, alla musica italiana, passando ovviamente per l'America Latina, perché comunque è una musica in cui negli ultimi periodi mi sono identificata tanto e alla quale ovviamente Enzo si è avvicinato, oppure si è riavvicinato l'hai portato su territori forse che non pensava di poter. Beh, sicuramente lui ha avuto esatto precedentemente le sue esperienze, visto che è il prossimo anno celebrerà 40 anni di carriera. Non ci piglio. Ecco qua. E quindi sicuramente gli è successo precedentemente, però in questo contesto è sicuramente diverso, no? Perché è un contesto più intimo, è un contesto molto più rischioso e estremamente sincero. Tu tra l'altro hai parlato appunto di cover e di artisti che tendenzialmente non entrerebbero nel repertorio di jazz. Io so che in DOS l'ho ascoltata, c'è una cover di Led Zeppelin, esatto, Kashmir. Di Kashmir, che ho avuto modo anche di dirti precedentemente, ho apprezzato molto perché è stata resa in una maniera assolutamente non scontata, in una maniera non che non c'è, si sente, non c'è l'intenzione di fare il verso a quello che è una band storica, ma è stato proprio, hai preso proprio, sì assolutamente, hai preso proprio un brano storico, ma l'hai fatto assolutamente tuo. Io tendenzialmente potrei chiederti di poter ascoltare da DOS Kashmir, però vorrei che invece poterne sentire un'altra, sì. E invitare appunto gli ascoltatori ad acquistare il tuo CD per ascoltare tutto quello che c'è. E se c'è qualcos'altro che vorresti ascoltare da DOS? Beh, ci sono varie cose che si possono ascoltare da DOS, che ci sono anche bellissimi brani della nostra musica italiana e della musica latinoamericana, come vi dicevo precedentemente. Ma visto che siamo a Roma, no? Perché non ci ascoltiamo un bel brano di Gabriella Ferri? È scesa ormai la sera. E allora, dall'album DOS di Eleonora Bianchini con Enzo Pietro Paoli, È scesa ormai la sera. Mm-hmm. Nostro viso.
coraggio mio sei tu, ma sei lontano ormai e ti vorrei, sì, ti vorrei. Rientriamo dopo aver ascoltato E scende la sera, la cover di Gabriella Ferri, sì, proposta nel disco DOS di Eleonora insieme a Enzo Pietropaoli. Ti chiedo questo, Eleonora, fare, chiamiamola jazz, comunque Latin jazz o comunque una musica che non è il pop, una musica così facile, una musica cioè più facile, una musica che arriva un po' a tutti quanti, per una ragazza è stato facile, è stato difficile? Che accoglienza hai avuto quando ti sei affacciata a questo mondo? Ma io penso che uno debba fare ciò che si sente, e lì la cosa è inevitabile, no? Quindi già che uno riesce a trovare questo canale di sincerità, no? Senza imitare nessuno, semplicemente sentendo che c'è questo genere o stile di musica comunque ti risuona dentro e ce la fai poi a tua volta a ridonarlo in una maniera sincera, penso che questo è tutto ciò che un artista debba fare, fare quello che si sente, perché questa cosa sei tu. Le difficoltà ci stanno, ovviamente qualsiasi cosa che non è pop è comunque destinato a un pubblico un po' più di nicchia. Però penso che, non lo so, sono scelte di vita, no? E quando scegli di fare un percorso di coerenza e sincerità, tutto ciò che ne viene poi inevitabile, no? E allora, visto che appunto ognuno fa quello con sincerità che vuole ascoltare, che io vuole ci fare. Provo. No, ma, ma tu sei incredibilmente brava, ci mancherebbe altro. Infatti, io ti ringrazio. Io tra due minuti ti chiedo infatti di suonarci live un altro brano. Prima ti chiedo solo una cosa. Sì. Non so quanto in percentuale da 0 a 10 tu pensi che la tua carriera sia arrivata al 10, no? Però ti chiedo questo. Per raggiungerlo, senti, anche se non ritieni giusto entrare nello specifico e non raccontare per forza le tue cose personali, senti che c'è un lato della tua vita che stai sacrificando per arrivare ad ottenere questo 10? Beh, sì.
c'è qualcosa. Beh, non ti sto chiedendo un po'. Alcune cose personali ovviamente sono un po' sacrificate, perché comunque in un certo senso l'amore per la musica è grande, no? Quindi già è versato, il mio amore è riversato verso quella cosa lì, quindi tutto il resto, diciamo, è un po' più sacrificatello. O comunque ancora devo magari imparare a viverlo meglio, perché no? A trovare gli spazi per uno, trovare più equilibri, esatto, perché poi io credo molto negli equilibri, ma ammetto che la musica si prende tanto. Prende tanto spazio. Sì, si prende tanto spazio. Però è giusto, perché ci regali delle cose spettacolari. Adesso sono in un momento di transizione, cambi paesi, tutto tra sotto controllo. Tra l'America, esatto. L'Ecuador. Ogni tanto magari tornare anche a Gualdo Tadino. Ecco, capito. Va bene. E allora dai, io ti chiedo di regalarci un'altra delle tue canzoni. Con molto piacere. Però live, chitarra e voce, non prendendole da un CD, perché è quella la parte almeno personalmente che amo di più. Beh, comunque vengono Bianchini. Fuori sempre delle vibrazioni speciali. Certo. E quindi se ce la annunci tu e ce la racconti, da dove? Immagino anche quella da Esperare. Sì, viene da Esperare, si chiama Misterioso e Semplice. Eleonora Bianchini con Misterioso e Semplice. Cerco la tua immagine nei miei sogni, sembri irraggiungibile, ma ti osservo e stringi le mie mani. Misterioso e semplice, ora vivi in me, hai ridisegnato i miei confini, viaggio senza muovermi e non ci sono. Respiro
Eleonora, appunto, con Misterioso e Semplice live qui nello studio di Ghost Track Web Radio. Ci stiamo per salutare perché io non voglio toglierti troppo tempo e poi mi piace che le persone che ascolteranno questo podcast abbiano comunque soltanto la curiosità di venirti a scoprire, di venirti ad ascoltare, ed è proprio per questo che ti chiedo di dirci quelli che sono i tuoi prossimi appuntamenti musicali, dove poterti vedere live e soprattutto, visto che hai parlato di seminari di Umbria Jazz, come poterti venire a trovare ad Umbria Jazz. Sì, allora vi parlo dei prossimi due appuntamenti importanti che avrò a breve. Il primo è questo venerdì 26 giugno, sarò con Enzo Pietropaoli allo Spezia Jazz Festival, quindi una bellissima cosa a Porto Venere. Wow! Esatto, quindi venerdì sarò lì con Enzo e invece il 18 luglio, che è il sabato che precede la chiusura del Festival Jazz, Umbria Jazz appunto a Perugia, sarò insieme a Marcello Lupoi alla Bottega del Vino per l'aperitivo. Ora aperitivo, la Bottega del Vino è una bellissima enoteca in centro che comunque nei giorni precedenti ospita altri artisti, e sabato 18 ci saremo io e Marcello Lupoi al piano. Eleonora, ti ringrazio per essere stata qui con noi, per averci regalato del tempo prezioso. So che non è stato facile incastrarci per poterti... Adesso scappo per delle prove con Enzo, via, infatti. Via, subito di corsa, perché c'è l'appuntamento in Liguria. E niente, a presto, spero. Sì. E assolutamente vi consiglio, gli ascoltatori di Ghost Track Web Radio, di andare negli scaffali dei negozi di dischi a cercare i dischi di Eleonora Bianchini. Eleonora, grazie di nuovo per essere stata qui. Grazie a te, Emanuele. È stato un piacere. Alla prossima. Alla prossima.